Ormai di Mini c'è rimasto soltanto il nome, perché nell'ultima versione della Mini Countryman ci troviamo con una vettura da 4 metri e 30 centimetri, 5 posti, che può essere tranquillamente la vettura per tutta la famiglia. Ci sono molte novità sotto al cofano, non solo a livello di carrozzeria, a livello estetico, però cosa faccio? Io chiamo uno che ne sa certamente più di me, Federico Izzo di Mini. Ciao, ben arrivato. Ciao Paolo. Ti lascio spiegare tutto quello che c'è di nuovo sulla nuova Mini Countryman. Volentieri. Intanto voi seguiteci. Volentieri. La nuova Mini Countryman finalmente sul mercato italiano, la scoprirete il 18-19 febbraio in tutte le concessionarie, è veramente la grande novità del mondo Mini. Finalmente Mini ha un'offerta anche per le famiglie con uno, due bambini, con famiglie che vogliono andare a fare la famosa gita fuori porta durante tutti i weekend, con le famiglie che vogliono anche godere la città senza problemi. Un pochettino un'offerta per tutti. Cominciamo già con le dimensioni. La macchina è cresciuta, è arrivata a 4,30 m. Questo vuol dire che la facilità di guida della precedente versione non è cambiata. Che cosa è cambiato? Lo spazio interno. Infatti finalmente dietro possono entrare comodamente le due alle tre persone, grandi o piccini, e soprattutto nella qualità degli interni. Finalmente Mini Countryman all'interno ha tutta la qualità e tutta l'eccellenza di un SUV premium. Le motorizzazioni al lancio: cominciamo col Cooper da 136 cavalli per arrivare al Cooper S da 190 cavalli, Cooper D da 150 cavalli 2000 cc fino ad arrivare al Cooper SD da 190 cavalli. La possibilità naturalmente di avere le due o le quattro ruote motrici, prezzi di partenza 27.450. Mille versioni come sempre per Mini a vostra disposizione e tutto il divertimento e il design del mondo Mini. Gli interni, Paolo, sono ancora più entusiasmanti e ancora più innovativi. Finalmente un navigatore centrale come sempre Mini, ma da 8,8 pollici, touchscreen con il touchpad anche, con i comandi vocali e una serie di, permettetemi, di elementi divertenti, quindi il Find Mate, la possibilità di trovare qualsiasi cosa dalla propria app collegata alla vettura e soprattutto un'altra cosa iper divertente che è il picnic bench. Ovviamente chiunque vorrà cambiare gli scarponi da sci potrà farlo seduto comunicamente sul bagagliaio della macchina. Bagagliaio che finalmente è comodo, con una possibilità di arrivare oltre 1200 litri con i sedili completamente ribaltati e sedili posteriori che possono essere anche molto flessibili con la divisione 40-20-40 o 60-40, diversamente spostabili. Altre due novità fantastiche del mondo Mini Countryman: avremo forse, no, arriverà anche sul mercato italiano, una versione plug-in hybrid, questo già dopo il lancio, quindi poco prima dell'estate, e naturalmente che sarà la versione più green, ma anche la versione tecnologicamente più avanzata, e naturalmente John Cooper Works. La nuova Mini Countryman sarà John Cooper Works, 231 cavalli, ma anche questo prima dell'estate. Venite a provarla in tutte le concessionarie, 18-19 febbraio e per tutto l'anno, la grande novità Mini.